avete visto, ma eccellenti, geniali. Sono le storie di ragazzi nostri. Sono l'eccellenza della Puglia, di ragazzi che hanno studiato, 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 che continuano a studiare, che si impegnano, che non vengono da chissà quali grandi nomi di paternità, ma che vengono a mettere a disposizione degli altri, di tutti gli altri. Avete sentito anche le materie nelle quali si impegnano? La salute, la tecnologia di obbligare, l'aria, il genere. Beh, sono ragazzi che dimostrano un'eccellenza nella vita. Le loro storie sono storie di eccellenza. Sono ragazzi che hanno fame di conoscenza. Ricordate Steve Jobs, c'era nel discorso agli studenti, no? Siate affamati. Ecco, loro sono ragazzi che hanno avuto fame di conoscenza, sete di sapere, e che continuano a praticare questa fame di conoscenza, così come dobbiamo fare tutti noi. Sono ragazzi che dimostrano che ce la si può fare. Sono storie personali, storie vive in questa città. La regione li ha aiutati, ma è il merito del talento che emerge. L'istituzione, le amministrazioni devono essere capaci di scoprire, valorizzare, potenziare, mettere in rete questi talenti, perché i talenti ci sono e sono davvero tanti, non solo nella scienza, ci sono in tutti i settori delle attività produttive, ci sono nell'artigianato, nel commercio, ci sono nell'agricoltura, ci sono in tanti altri settori di servizi che vivono nella nostra città, ma con la paura di emergere e soprattutto con scarsi sostegni, scarsa valorizzazione. L'hanno detto tutti e tre, ma è l'esperienza che si sente sempre, dobbiamo dircelo chiaramente. Nella nostra città a volte si ha l'impressione che se non sei figlio di qualcuno con la funa minuscola, tu non emergi. Se non appartieni a quella nicchia che consente di avere gli incarichi, le nomine, che consente di avere le opportunità, tu non emergi. Ecco, allora io voglio dirvi una cosa con grande sincerità. Le storie di questi ragazzi dimostrano che ci può essere un'esperienza contraria. E in qualche modo anche la mia storia personale dimostra che ci può essere una storia contraria.